Nello scorso ottobre del 2019, quando non avevo assolutamente idea di quello che poi sarebbe andato a capitare, concordai e scrissi insieme alla redazione della rivista Elisir di Salute un articolo sui supporti che poteva dare la musicoterapia nell'ambito del disturbo d'ansia. Il termine ansia deriva infatti da angere, dal greco stringere, ed è una condizione che tutti noi siamo destinati a provare nel corso della vita nel momento in cui dobbiamo affrontare delle situazioni a volte spiacevoli, che generano quindi tensione, ma è una condizione che dobbiamo sapere in qualche modo modulare per mantenere un equilibrio dal punto di vista psicofisico. In questa condizione in cui siamo tutti immersi a livello mondiale, si parla infatti di pandemia, il nostro corpo vive una situazione di allarme e se non lo avvertiamo in modo intenso per noi stessi, magari lo avvertiamo per le persone più anziane che ci sono vicino e che avrebbero delle ripercussioni piuttosto importanti e gravi se dovessero magari contrarre questo virus. Quindi tutto ciò crea in noi una paura, una tensione, appunto un'ansia, dalla quale non ne va certo a beneficiare il sistema immunitario che invece deve avere modo di essere e funzionare in maniera ottimale in questo momento. La percezione dell'ansia è anche vero che è soggettiva rispetto alla capacità di adattamento della persona a questa difficile condizione ed è anche relativa alla durata dell'esposizione a questo rischio, quindi maggiore il tempo in cui noi ci sentiamo in pericolo e maggiore sarà l'incremento ecco, dell'ansia provata se la situazione insomma dovesse appunto perdurare nel tempo. E l'aiuto che può dare la musica in mancanza della presenza fisica di un musicoterapista che può relazionarsi con la persona attraverso una musicoterapia di tipo attivo e recettivo, però non viene meno. Voglio darvi quindi alcuni suggerimenti che sono utili per capire quali possono essere i benefici attraverso un semplice ascolto musicale quotidiano che tutti possiamo fare anche senza la vicinanza, ecco, di un terapista. Chiaramente non ha l'efficacia di un percorso di terapia opportunamente svolto, però la musica può esserci comunque di supporto e quindi vorrei farvi capire che è una fedele compagna sempre anche nelle situazioni, nei momenti più difficili. Si dice spesso che la musica aiuta a ridurre lo stress, ma che cosa vuol dire in realtà questa espressione? Significa che se noi andiamo ad ascoltare del materiale musicale che è parte della nostra biografia sonoro-musicale, quindi dei nostri vissuti, pensiamo a delle musiche che ci rievocano qualcosa di bellissimo successo in passato, musiche che ci caricano per esempio per qualcosa che dovrà accadere in futuro, l'ascolto musicale in momenti che vanno a sottolineare magari la nostra grinta, la nostra energia sulla quale ci muoviamo, cantiamo sulla musica in quel dato momento di vita, o musiche che invece tendono a produrre una distensione, un rilassamento del corpo quando ci sentiamo particolarmente carichi di tensione. Quindi non c'è una musica che va bene per tutti e per i vari momenti della giornata e della nostra vita. Dobbiamo un po' capire quali musiche si sintonizzano con il nostro sentire e quali musiche quindi ci sono utili in quel preciso istante per in qualche modo riequilibrarci. Ridurre lo stress significa quindi ritrovare un equilibrio e a livello fisico significa regolare i parametri vitali, che sono appunto il battito cardiaco, che diventerà più calmo e regolare, la frequenza respiratoria, che appunto regolarizzerà anch'essa, la sua ritmicità. Fino ad avere un influsso, positivo anche sulla mente. Proprio perché andrà a produrre in noi distensione e un rilascio di quelle neurotrasmettitori cosiddetti appunto del benessere, quali endorfine, dopamina, serotonina, che aiutano appunto quasi fossero una sorta di oppioidi endogeni anche a distenderci e, altro punto importante, modulare eventualmente il dolore percepito nell'ambito di alcune patologie. Ecco perché la musica non aiuta solo in prevenzione, ma anche in terapia. Se la patologia che stiamo affrontando in questo momento crea tanti disagi, ma non dolore,
Questo non vuol dire che l'ascolto della musica anche in pazienti positivi al Covid-19 non aiuti a migliorare e rafforzare il sistema immunitario, produrre sostanze che migliorano il nostro tono dell'umore e che aiutano quindi il corpo e la mente a reagire a questa fase di difficile combattimento, ecco, contro questo agente esterno che ci ha appunto attaccati. E quindi benissimo lavorare in terapia. Benissimo lavorare ovviamente in prevenzione attraverso il musicale. Nondimeno l'ascolto musicale aiuta a favorire il riposo notturno. L'ascolto infatti di musica rilassante, distensiva, prima dell'addormentamento aiuta a spegnere il brusio di quei pensieri fastidiosi che quando siamo soli, nel silenzio, possono invadere la nostra mente e aiuta quindi a conciliare il sonno, ad immergersi senza il brusio dei pensieri appunto nella nostra dimensione di riposo. La musica può entrare in relazione anche nei momenti di meditazione e quando ci approcciamo a questa pratica, spesso anche qui non è semplice subito trovare quello stato di calma e di quiete che la musica può in qualche modo catalizzare, può facilitare a lasciare andare le tensioni del corpo e della mente e quindi contribuire al rilassamento globale effettuando una sessione di meditazione. E per tutti gli studenti che stanno preparando gli esami, sebbene da casa, conosco tante persone che si sono laureate, stando comunque a casa, in contatto con l'università, per tutti gli studenti che, si approcceranno, secondo le decisioni del Ministero, anche per esempio l'esame di maturità, in questa condizione molto particolare, può essere utile un ascolto musicale quotidiano per facilitare i processi di apprendimento, migliorare la concentrazione e l'assimilazione dei contenuti. Perché? Perché sicuramente abbiamo una base psicofisica maggiormente ricettiva perché più calma, in stato quindi di distensione. E ricordiamo che il corpo in momenti di stress come quello che stiamo vivendo non ha facilità anche a incamerare altri apprendimenti. Sono tante le in qualche modo situazioni che deve elaborare, quindi aiutarci a distenderci con l'ascolto musicale quotidiano e favorire quindi il ritorno anche ad una dimensione di più calma, ad una routine nuova che si è andata a stabilire sicuramente anche per tutti quelli che sono gli studenti nella scuola italiana, può aiutare, ecco, a favorire, come dicevo, i processi di apprendimento e quindi farci trovare più preparati di fronte a sfide della vita che sicuramente sono importanti, sebbene meno complesse di quella che stiamo sicuramente vivendo ad oggi.